Benvenuto alla prima di 13 puntate della nostra web series ideata per insegnarti le basi del poker. Ciao amici di internet, sono James e questo è il canale di CasinoItaliani.it. Prima di spiegarti tutto ciò che ti serve per ospitare la serata di poker perfetta, ti chiedo io un favore. Iscriviti al nostro canale se non l'hai già fatto. Grazie. La scuola di poker è una web series divisa in 13 puntate. Per questo nel nostro primo episodio dobbiamo essere come in prima elementare, partendo appunto dalle basi, ovvero cosa ti serve per giocare. La prima cosa di cui avrai bisogno è un mazzo di carte da gioco standard, come quello che ho qui adesso io, vedete? Potrebbe sembrare talmente scontato che spesso ci si dimentica. Senza di questo potresti stare lì seduto per ore e aspettare che le carte piovano dal cielo. Puoi acquistarne uno praticamente ovunque. Se guardi online ad esempio vedi che esistono tantissime varianti di forme, dimensioni, quindi scegli quello che più fa per te. Oppure se hai dei gusti semplici vai dritto sul classico mazzo in rosso e blu. Se per te il poker è un mondo ancora inesplorato, lascia che ti spieghi io come è composto il mazzo. Un mazzo da poker è formato da 52 carte divise nei 4 semi: cuori, quadri, fiori e picche. Ogni seme conta in tutto 13 carte. Nel mazzo dovresti trovare anche due jolly e un altro paio di carte che spiegano i valori delle mani e le regole del poker. Non hai un mazzo di carte ma vuoi comunque giocare a poker? Ti capisco. Infatti visita il nostro sito casinoitaliani.it e potrai trovare un lungo elenco di casinò con varie offerte per sederti al tavolo e giocare subito online. Oltre al mazzo di carte, ti serviranno ovviamente anche altre cose, alcune più importanti di altre. Tipo ovviamente un posto dove giocare. Pur ritenendomi una persona che tiene molto al comfort e allo stile, ti dico che qualsiasi superficie piana funzionerà alla grande per la tua serata da poker. Che si tratti del tavolo della cucina o del salotto, a casa di tua nonna, la scrivania dello studio, persino il pavimento se proprio non c'hai mobili. Ti rivedo. Con che? Con sto cazzo. Ma se vuoi dare l'impressione di essere uno che sa davvero cosa sta facendo, puoi acquistare un tavolo da gioco come quello che ho io qua, con una bella superficie in feltro. La prossima cosa di cui hai bisogno sono le chips. No, no, non quelle. Ah. Oh, grazie. Dovrai procurarti una set di fishes da poker di almeno tre colori diversi, preferibilmente tricolore come ho io. Probabilmente le trovi anche negli stessi posti che vendono anche i mazzi di carte. Pure le chips sono disponibili in un'ampia gamma di modelli e dal punto di vista dei costi possono variare anche molto, dai set economici a quelli più costosi. Il mio consiglio per adesso: mantieniti basso con l'investimento e scegli uno dei set più costosi solo se sei già un grande appassionato di poker. L'ultima cosa di cui avrai bisogno sono le persone. Non puoi giocare a poker se non partecipa anche altra gente. Dai, affamari vinci, dai, stavolta li sfonniamo. Ma che vi sfonnate? Con ste facce da sfigati potete provare giusto col gratta e vinci. Il numero ideale di giocatori dipende dalla variante di poker a cui vuoi giocare, ma in genere si va dai 5 ai 6 partecipanti per qualsiasi tavolo. Ovviamente le persone più comuni da invitare alla tua serata di poker saranno gli amici o anche fratelli, cugini e perché no, colleghi di lavoro, come noi di Casino Italiani giochiamo tutte le sere, vero? Ragazzi, vero? Ah, no, no, non giochiamo mai. Vabbè, sono tutti occupati? Beh, non preoccuparti, su casinoitaliani.it trovi tantissimi siti che ti permettono di giocare con altre persone anche online. Quindi facci sapere cosa ne pensi lasciando un commento in basso, fai clic sul pulsante like e attiva la campanella delle notifiche. Ti auguro buona fortuna e ti ricordo, come sempre, gioca responsabilmente.